Il bomber Kamataru, ex Scarpa d'Oro 1987, dicevo, in virtù di quel risultato sicuramente positivo, si è avvantaggiato non poco nei confronti di Grecia e Danimarca, che invece hanno pareggiato, va detto, nel primo incontro praticamente di questo girone di qualificazione. Dunque la Romania ha 2 punti in classifica, Danimarca e Grecia 1, Bulgaria 0. Vi ricordo che nei 3 gruppi da 4 squadre passa automaticamente soltanto la prima classificata. Verranno poi ripescate le 2 migliori seconde. Entriamo subito in cronaca da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Questo primo tempo, maglia bianca, calzoncini azzurri la Grecia, in maglia gialla, calzoncini rossi invece la Romania, che si schiera con Lunghi, Ovan, Rotariu, Andone, Mateo, Belodedici, Lakatus, Sabau, Kamataru, Agi, Popescu. Risponde la Grecia con Talikriadis, Tsatsiatanasiu, Kolomitroussis, Manolas, Mavridis, Tsaloukidis, Saravakos, Bonovas, Anastopoulos, Mitropoulos e Skartatos. L'arbitro di questo incontro è l'austriaco Huber Forstinger, un 42enne rappresentante, sicuramente il miglior arbitro austriaco in circolazione. Risultati buoni, 2 su 3 direi per la Grecia, che naturalmente in caso di parità si rilancerebbe in questo girone, in questo gruppo nel quale, ribadisco, potrebbe essere buono poi anche il secondo posto. Se dovesse vincere invece la Romania, magari bene, con buona differenza reti, si complicherebbero le cose per la Danimarca. Vi ricordo che è prevista sempre per oggi l'altra partita tra Bulgaria e Danimarca. Si gioca in Danimarca, la partita verrà teletrasmessa da Telecapodrista intorno alle 20.30, quindi un altro appuntamento da non perdere per questo mercoledì internazionale. Sono presenti allo stadio della Steaua circa 15.000 spettatori, uno stadio che può contenerne anche 30.000, c'è comunque molto tifo. Parte il cross, subito in avanti la Romania, pericolo! Il gioco però era stato fermato da Forstinger, probabilmente per un fuorigioco. Subito il calcio di punizione di Lakatus, Jon Marius Lakatus della Steaua. Ci sono molti giocatori naturalmente che fanno parte della Steaua, la squadra dominatrice del calcio rumeno negli ultimi anni, anche se quest'anno in campionato sospeso, riprenderà la prossima settimana. Si ripropone comunque il duello con la Dinamo di Bucarest, altra grande, allenata da Mircea Lucescu, ed è un duello davvero spettacolare quest'anno. 20 punti per tutte e due le squadre dopo 10 giornate di campionato, dunque le 2 squadre sono a punteggio pieno, grande battaglia, ma anche grande squilibrio per il resto. Infatti la terza classificata per il momento è il Vittoria di Bucarest con ben 7 punti di distacco. Molto più complessa invece la situazione in Grecia con Larissa, Aris, Paok, Salonicco, AEK Atene, Olympiakos, tutte nel giro di un paio di punti, dunque situazione molto più equilibrata. Grossa curiosità anche per i nomi in campo oggi: Anastopoulos, Saravakos, le 2 punte elleniche da una parte, il fuoriclasse Agi e il bomber Kamataru dall'altra. Con calma l'impostazione di Belodedici, altro fuoriclasse della Romania, gran botta da fuori, Talikradis non trattiene, c'è Kamataru in agguato. Subito pericolosa la Romania, la gran botta di Mateu. Lui della Dinamo Bucarest, un 23enne. Intanto vedete quel numero 9, Rodion Kamataru, vi dicevo Scarpa d'Oro 1987, ex Dinamo Bucarest e poi approdato in Spagna nel Logrones. 17 reti lo scorso anno, quando vinse la Scarpa d'Oro nell'87, ne realizzò in una stagione addirittura 44. Prova a rispondere alla Grecia Saravakos, attenzione, c'è forse fuori gioco. Sembra molto convinto Anastopoulos. C'era stato il tocco di Saravakos, poi Anastopoulos, 30enne, ex Panionios, ex Olympiakos ed ex Avellino. Ricorderete sicuramente la sua stagione comunque amara, comunque infelice ad Avellino, 16 partite, non tutte intere, e neanche un gol per lui. Bomber implacabile invece quando era in Grecia. Prova ancora la Romania, c'è Lakatus. C'è la semplice rimessa laterale di Andone. Vediamo Agi in azione. Saravakos su di lui, tenta il tunnel. Riesce in parte, c'è comunque calcio d'angolo per Gheorghe Agi. Ci dovrebbe essere calcio d'angolo.
a giudicare dall'espressione di Aggi, l'arbitro non l'ha concesso. Aggi, nato a Costanza sul Mar Nero da madre greca, dunque origini macedoni. Per lui, fuori classe richiesto un po' da tutti, in particolare dal Panathinaikos, la squadra greca dunque, sembrava fosse fatta in quest'estate, invece poi il discorso è stato rinviato probabilmente dopo il mondiale del 1990. 6 minuti di gioco, primo tempo 0-0, risultato che va benissimo naturalmente ai greci, che su questo terreno resero molto difficili le cose ai rumeni. Lo scorso anno, il 7 di ottobre, fu 2-2 in un amichevole, con i greci in vantaggio per 2-0 fino agli ultimi minuti, gol di Anastopoulos e Xantopoulos. Poi però nel finale Tirlei e Boloni riuscirono a riequilibrare la situazione. Controlla Aggi, distanza proibitiva per tentare la battuta, Jorge Aggi preferisce il triangolo doppio, poi ancora lui a chiudere, Aggi penetra, messo giù, attenzione, e l'arbitro lascia proseguire. Episodio sicuramente da rivedere. Dopo 6 minuti e 30 secondi, Gheorghe Aggi era penetrato con grande disinvoltura in area, vedete? Vediamo il contatto, sembrava avesse superato nettamente Zalukidis. E infatti nel replay rimangono tutti i sospetti, tutti i dubbi su questa decisione di Forstinger, l'arbitro austriaco, che ha lasciato invece proseguire. Dunque episodio giallo dopo circa 7 minuti, risponde la Grecia, attenzione, senza esito la botta di Chatzatanasiou, e manovra Popescu, partita comunque molto viva come era d'altra parte nelle previsioni, direi supremazia della Romania, ma la Grecia non sta a guardare. Ancora un fallo, gioco molto duro, era previsto anche questo. Si preannuncia giornata difficile per l'arbitro austriaco Forstinger. Ed intravisto il gigante Belodedici. Kamataru da lontano. Ancora un fallo, gioco molto spezzettato in questo avvio. Si fa sentire il pubblico. Pubblico che non ha risposto alla grande come era invece prevedibile. Un'occasione molto importante, ripeto, per la Romania in caso di vittoria dopo quella ottenuta in Bulgaria. Potrebbe essere ipotecata la qualificazione, anche se è forse presto per fare di questi calcoli. Tocco di Lakatus, prova Aggi, bel tiro teso, di poco alto. Gheorghe Aggi, 23enne, calcisticamente nato come ala sinistra nel Costanza, trovò la definitiva consacrazione come trequartista quando si trasferì nello Sportul. Centrocampista ma anche bomber, due volte capocannoniere del campionato rumeno nell'84-85 e nell'85-86, in 6 stagioni di prima divisione, gioca in prima divisione infatti da quando era 17enne, poco più che 17enne, ha realizzato più di 100 reti. Alla caccia del pallone Sabou, lo tocca all'indietro, di nuovo Aggi, parte Sabou, due su di lui, messo giù, e c'è la prima ammonizione dell'incontro. Gioco duro in questo avvio, se ne è reso conto subito Forstinger, l'arbitro. Era andato via molto bene in agilità Sabou. Dovrebbe essere intervenuto su di lui Mavridis. E di nuovo Aggi che si sistema il pallone.
tutti temono la botta di Aggi, prova ancora, tiro teso, non ha trovato lo specchio della porta. Tutto questo quando ci avviciniamo al decimo minuto di gioco nel primo tempo, sempre 0-0 tra Romania e Grecia. Rinvio lunghissimo di Talikriadis, tocco di Popescu, poi lotta, è lui a commettere fallo secondo l'arbitro. È pronto Tsaloukidis alla battuta. Tutto molto lentamente, gioco abbastanza spezzettato che sta vivendo di improvvise fiammate. La sponda di Saravakos fuori classe del Panathinaikos, ben noto ai tifosi italiani, in particolare a quelli della Juventus. Lo scorso anno infatti contribuì in modo decisivo, direi, all'eliminazione dei bianconeri. Ancora lui, tocco di Manolas, non va, scatta Sabou, il tocco per lui molto mobile in questo avvio, ma ancora un fallo, Manolas. Non fanno complimenti i greci in questo avvio. Tentato l'arbitro con un cartellino giallo poco fa di frenarne in qualche modo l'ardore, ma c'è molta tensione in campo. Ripeto, una partita che può risultare addirittura decisiva in senso positivo in caso di vittoria per la Romania. Per la Grecia c'è una buona possibilità per cancellare la grossa occasione perduta dopo il pareggio interno contro la Danimarca. La Grecia, vi ricordo, era in vantaggio. Attenzione al cross, messo fuori da Chatsaniasiu, il cross è di Agi, sale opportunamente Jovan, chiede un triangolo ampio, prova a chiuderlo, lavoro Kalitusis, e la Grecia comunque a subire la supremazia perlomeno territoriale dei rumeni, comunque già pericolosi in un paio d'occasioni con Gheorghe Agi. Ora dalla bandierina sembra ben disposto oggi il fuoriclasse rumeno, con lunga la battuta, in difficoltà Belodedici, suo inseparabile amico. E si riparte con la rimessa laterale di Chatsaniasiu, molto attento Rotariu, c'è ancora un fallo. Siamo adesso al tredicesimo di gioco, sempre reti bianche, sempre gioco duro. È pronto ancora Jabok a Chatsaniasiu, anche lui del Panathinaikos. Riparte Andone, Belodedici con calma, chiama palla come sempre Agi, la riceve invece Rotariu, eccolo Agi. Posta Belodedici, Andone, Mateu, molto elaborata questa manovra, greci in pressing nella propria tre quarti, rendono molto difficile il controllo, prova Sabou, attenzione a Jovan, è buono il suo cross teso, provato Kamataru, anzi Sabou ancora, ma nessun problema in questo caso per Talikriadis. In posizione di Bonovas, triangolo che non si è chiuso perché Saravakos si era fermato. Riparte la Romania, di nuovo Sabou, sale Jovan, come al solito molto largo Lakatus,
chiuso Lakatos, prova la sciabolata in avanti a cercare Kamataru. Buon il lavoro di Sabò, molto attivo in questo avvio. Jovan intende l'inserimento di Belodedici, non passa Belodedici, è coperto bene però da Popescu, poi Anastopoulos, Popescu ha recuperato, attenzione, applica la tattica del fuorigioco la Grecia, avete visto già l'avanzamento di tutti i difensori nell'azione precedente. Tattica pericolosa contro la Romania che potenzialmente ha nell'organico uomini in grado di approfittare di questo tipo di scelta tattica, uomini molto rapidi dal dribbling funambolico come Lakatos ad esempio, come lo stesso Agi, come Sabò. Pescato Andone, buon il cross, un po' troppo avanzato rispetto a Kamataou. Ancora Andone, ancora un cross più lento, c'era Lakatos. Palleggio di Andone ancora, ma ancora un intervento falloso, avete visto, con Manolas che è volato a terra. C'è la munizione per Andone. Si immaginava una partita abbastanza scorbutica, i gironi da quattro squadre, naturalmente si entra subito nel vivo, ci sono meno possibilità di recupero. Vi ricordo che accede automaticamente alla fase finale del mondiale soltanto la prima classificata, poi in questi gruppi da quattro, sono tre, verranno ripescate le due migliori seconde. Quindi di fatto poi in due gironi su tre vale anche il secondo posto, ma c'è il rischio poi di una eliminazione in fase di ripescaggio. In questo gruppo che si preannunciava tra i più equilibrati, e lo è sicuramente, con Romania, Grecia, Danimarca e Bulgaria, ha mosso un po' le cose la vittoria esterna della Romania in Bulgaria, una vittoria anche nitida, 3-1 il risultato. Una vittoria che, se venisse fissata oggi, sicuramente romperebbe in qualche modo l'equilibrio di questo girone. Alla caccia del pallone Saravakos, Jovan lo controlla, buona la spunta di Sabò. Molto interessante questo 23enne della Dinamo Bucarest. Belodedici, attende Popescu, Gheorghe Popescu, anche lui della Steaua. Caccia del pallone Anastopoulos, un po' troppo solo. Buona la sponda di Sabò, sale ancora Belodedici, c'è Agi, tocca in verticale. Tenta il numero Lakatos, senza fortuna. Mitropoulos, molto arretrato, sbaglia comunque l'appoggio. Di nuovo Belodedici, Sabò. Stazione in avanti, sempre in agguato il bomber Kamataru. Ecco Agi, va via Agi, è buon il cross teso, l'anticipo, la conclusione di Kamataru, c'è soltanto calcio d'angolo per lui. Eccolo qua Rodion Kamataru, oggi trentenne ma sempre bomber implacabile, lo scorso anno 17 reti per lui. Ancora un cross molto arretrato stavolta. Sta aumentando la pressione dei rumeni, qualche difficoltà per la Grecia di Papapostolo. È messo in gioco di Kalitusis. Fermato il gioco però l'arbitro, sta richiamando ancora Anastopoulos. E avete visto, c'è qualche scambio di cortesie con Belodedici, molto nervosismo in campo, partita che rischia di degenerare, deve stare molto attento l'arbitro Forstinger, con un fallo stavolta su Mitropoulos. Segnato lui il gol contro la Danimarca che aveva illuso un po' i greci nella prima partita di questo girone. Si muove ancora bene Agi,
grande inizio il suo. Attende l'inserimento pronto di Belodedici, la sponda di Sabou, attenzione Belodedici, in vantaggio Talikriadis. Buona la scelta di tempo di Talikriadis. Ci sono stati molti problemi, molti dubbi direi, per quanto riguarda la scelta del portiere della nazionale greca. Dalla scorsa partita, da quando cioè si è cominciato a far sul serio, la scelta è caduta appunto su Talikriadis. In precedenza erano stati provati almeno altri 4 elementi, risultati quasi sempre negativi nelle ultime amichevoli per la Grecia: la sconfitta di Berlino con la Germania Est 1-0, poi la sconfitta imprevedibile in Turchia 3-1, in precedenza ancora pareggio interno con l'Austria 2-2 e clamorosa sconfitta interna contro l'Unione Sovietica 0-4. Una Grecia che però sembra adesso essere sulla via di una crescita lenta ma costante. Squadra sicuramente più temibile sulla carta invece quella rumena, fondata praticamente sull'ossatura della Steaua, ed è un team ben amalgamato, una squadra che ha grosse chance di qualificazione. Parte un buon cross, perlomeno l'intenzione era buona, al centro infatti erano appostati Saravakos, Anastopoulos. Colpito male invece a Chatanasiu e può ripartire adesso la Romania. Ancora Sabou, Lakatus, aggredito da Kalitusis. Con calma Mateut, buon il lancio per Lakatus. Mantiene in campo il pallone, attenzione Talikriadis, molto sicuro. 22esimo di gioco, primo tempo, sempre 0-0. C'è stato anche fallo. Fischi per Talikriadis, si sta perdendo del tempo, forse ancora presto per fare di questi ragionamenti. La Grecia, che evidentemente è conscia delle difficoltà di questo incontro, teme molto la Romania di Emerik Yenei, tecnico 51enne, ex buon giocatore con il Progresul di Bucarest, con la Rad e anche con la Steaua. Cominciato nel 71 proprio come allenatore delle giovanili della Steaua, poi brevi esperienze come tecnico di prima squadra nel Bior Oradea e nel Tirgoviste, ma poi è stato il grande allenatore della Steaua che vinse gli scudetti del 76, del 78, dell'85 e dell'86, e soprattutto è stato il tecnico della grande storica vittoria in Coppa dei Campioni nella stagione 85-86, quella vittoria strepitosa, inaspettata, giunta ai calci di rigore contro il Barcellona di Venables. Ancora un fallo, si riparte subito stavolta, si cerca Anastopoulos, non è riuscito a far da sponda per Bonovas. Belodedici, la sua sciabolata, cercare Lakatus, Mavridis. Ancora Bonovas, mobilissimo, un po' il motorino del centrocampo greco, Bonovas. Saravakos. Buona l'intenzione di Saravakos. Dimitrios Saravakos, 27enne, stella del Panathinaikos. Lancio di Belodedici, il velo di Kamataru, Mitropoulos. Buono nella fase d'avvio, poi l'errore in fase d'appoggio. Sabou incrocia Kamataru, crea spazio per lui, recuperano bene però i centrocampisti ellenici. Questo è Tsantalis, sembrava dovesse giocare Skartados all'ultimo, Papapostolo ha preferito Tsantalis. In questo modo scegliendo una soluzione direi più prudente. Ecco Jovan, cercano ancora Kamataru,
Talikriadis. E c'era stato probabilmente un fallo su Agio Attanasio. È rimasto poi alla fine dolorante Mateu. Comunque il calcio di punizione per i greci. I greci che, come detto in avvio, sfiorarono la qualificazione per l'europeo, chiusero a 5 punti di distacco dall'Olanda, ma ricorderete l'episodio della bomba carta che colpì il portiere cipriota nell'incontro con l'Olanda. Il giudizio di primo grado aveva dato partita persa agli olandesi e naturalmente in quel caso tutto sarebbe potuto cambiare. Invece poi ci fu la ripetizione senza storia della partita e naturalmente prevalsa ancora l'Olanda. Ancora Aggi recupera, poi il gran destro e c'è il gol! Romania in vantaggio, è stato Mateut! Gran gol di Mateut, un destro imprendibile al 26esimo. Gran botta di Mateut, c'era stato l'ottimo cross di Lakatos. Rivediamo la sua azione caparbia ai danni di Kalitoussis. Saltano un po' tutti, è stato Mavridis a sfiorare. Mateut ha avuto un ottimo controllo, si è portato il pallone su quello che è il suo piede teoricamente sbagliato, invece far partire un destro imprendibile all'angolina al 26esimo. Romania in vantaggio, gran gol di Mateut, 23enne della Dinamo Bucarest. Sicuramente adesso le cose dovranno cambiare dal punto di vista tattico, dovrà rischiare qualcosa di più la Grecia, fino a questo momento abbastanza prudentemente all'indietro. Aveva tentato qualcosa la squadra di Papapostolo soltanto con qualche duetto Saravakos Anastopoulos, troppo poco per il momento. Era stata chiara sin dall'inizio la supremazia territoriale dei rumeni, un paio di pericoli, adesso il gol molto bello di Mateut. Vediamo con le licenze di attaccare, si era già reso pericoloso in un paio di occasioni in precedenza, adesso ha trovato un gol molto importante. Era stato lui a sbloccare il risultato anche in Bulgaria nell'incontro precedente, poi la Bulgaria pareggiò nel finale, quella partita fu decisa da una doppietta di Kamataro. Questo è Agi. Insiste Sabou, vuole il colpo di tacco, Mavridis ha recuperato, ma c'è Jovan. Non c'è più spazio per lui, mantiene comunque possesso di palla, l'ha aiutato Agi, che poi cambia passo, attenzione, zona tiro per lui, lo prova? Gheorghe Agi, 28esimo minuto, primo tempo, da 2 minuti la Romania in vantaggio, gol di Mateut. È un risultato questo che complicherebbe non poco le cose per la rinnovata Danimarca di Piontek, che sempre oggi, vi ricordo, affronterà la Bulgaria. È vero che può essere buono anche il secondo posto in questo girone, ma sicuramente una Romania così lanciata potrebbe complicare le cose davvero ai danesi, che non hanno convinto molto contro la Grecia. Toccato Manolas, poi Agio Attanasio, sbaglia anche lui, c'è forse fuori gioco di Lakatos. Ripeto, la tattica del fuorigioco viene applicata con qualche titubanza in questa Grecia, che non mi sembra ne sia completamente padrona. Imposta Belo Dedici, ancora Jovan, come sempre Agi. Ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo. Gheorghe Agi, si muove Sabou, va incontro al pallone anche Kamataro, Lakatos, ancora Mateut, ed un soffio non riesce a far pervenire il pallone a Lakatos. Recupera ancora Agi, tenta il numero, non poteva servire i compagni che erano finiti in fuorigioco. Mitropoulos, messo giù,
Saloukidis, ancora Mitropoulos, ancora un malinteso. Con calma Belodedici, tocco di Lung, portiere anche lui della Steaua, ha sostituito Stingaciu, ceduto all'Olt, ex Universitatea di Craiova, fu titolare Lung agli Europei di Parigi. E c'è il brutto intervento di Tsaloukidis, ancora una volta su Sabou. Tsaloukidis, interviene l'arbitro Forstinger, c'è soltanto richiamo verbale comunque per Tsaloukidis, non fanno troppi complimenti i difensori greci. Molto bravo comunque Sabou, attenzione all'Akatus, ancora una volta troppo lungo il suo cross, recupera Belodedici, Matteo, il tunnel va via bene, buoni cross, c'è Kamataru, il colpo di testa invece è stato di Andone. Rivediamo, c'era Kamataru ben appostato, è stato Rotario a colpire, sicuramente un pizzico di rimpianto per il bomber Kamataru, in genere implacabile in queste occasioni. Ancora un cross, stavolta da dietro, l'Akatus sfiora. Buon il numero di Kamataru, messo giù anche lui. Santalis era stato saltato nettamente, avete visto con quale rapidità Kamataru fosse liberato. Non è elemento abile soltanto in acrobazia, è elemento molto valido anche tecnicamente. Parte un buon cross ancora! Ancora un pericolo, davvero un brivido per Talikriadis. Il cross è molto teso, ancora una volta Rotario si è reso pericolosissimo sotto misura. 33esimo. Si pensava dovesse uscire in qualche modo la Grecia dopo il gol di Matteo. Invece la Romania, che sta crescendo ulteriormente, sta creando grossi problemi alla retroguardia ellenica. Adesso c'è un brutto colpo per Manolas, probabilmente fortuito da parte di Lakatus, poi si scusa. Molta attenzione sugli spalti, anche se, ripeto, una, tanto vedete la grinta di Anastopoulos, che evidentemente non crede troppo alle scuse di Lakatus, vedete? Uno scambio di paroline che forse è meglio, tutto sommato, non comprendere. La grinta di Anastopoulos, vi dicevo, tutto sommato abbastanza deludente, la presenza di pubblico sugli spalti. Un buon varco adesso, ma un tiro abbastanza telefonato per Tsaloukidis. Toccato molto bene Matteo, vince un tackle, arriva in suo aiuto Belodedici, poi Agi e sfiora soltanto. Kalitusis, Anastopoulos era finito in fuorigioco, ha sprecato Kalitusis quella che poteva essere una buona possibilità, sembrava sbilanciata la Romania in questo caso. Bel numero di Andone, poi l'anticipo su Matteo, anche se è in effetti in gioco pericoloso, falloso l'intervento di Tsaloukidis. E si riparte subito, ancora Agi, supero, tenta di superare Mitropoulos che commette fallo. Infatti il gioco è fermo. Gheorghe Agi, ancora Matteo, Sabou allarga bene,
tocco di Andone, ancora Aggi, c'è una deviazione, Lacatus non può intervenire all'ultimo, ha rimediato Kalitusis, insiste però la Romania, ancora Lacatus, Kalitusis ne intuisce le intenzioni e può anticiparlo. Tutto questo al 35esimo, meno di 10 minuti adesso, al termine del primo tempo, sempre Romania in vantaggio, il gol di Mateut al 26esimo, c'è fallo su Talikriadis. Buona la finta di Mavridis, tocco di Bonovas a Giatanassiu, ancora Bonovas, anticipo implacabile di Andone. Giatanassiu è un po' indeciso, poi c'è stata comunque una deviazione, non c'è molto movimento nella nazionale greca, difficile per i portatori di palla trovare alternative, molto ben messa in campo invece la Romania, esce bene Belodedici, buono il suo esterno per Agi, può ripartire subito, cambia passo. Esce bene Kalitusis, un buon barco per lui, attenzione, si allarga Anastopoulos, c'è Saravakos, tenta l'azione personale, il tocco poi che poteva trasformarsi in un passaggio per Tsantalis, ma c'è stato l'intervento dell'arbitro opportuno perché Tsantalis non sarebbe mai arrivato comunque sul pallone che Kalitusis aveva toccato per aggirare l'avversario. E c'è comunque il calcio di punizione da posizione direi non impossibile per un ottimo tiratore come Saravakos, ala dal dribbling funambolico ma anche golador puntuale, lo scorso anno realizzò 6 reti in Coppa UEFA. Attenzione a Saravakos, parte, non riesce a superare però la barriera, recupera, meno di 8 minuti al termine del primo tempo, Bonovas, buon il dribbling, attenzione Tsantalis, ancora una volta un tiro abbastanza telefonato per Lung, riparte Lacatus, attacca Bonovas, tocco per Agi, c'è malinteso poi con Sabou, Mitropoulos a viaggiare a Giatanassiu, c'era forse il fuorigioco, scatta Saravakos, tocco troppo lungo per lui di Anastopoulos, si arrabbia lungo con il guardaline ma sembrava regolare la posizione di Saravakos. Sta crescendo un po' la Grecia in questo finale del primo tempo, Belodedici sta guadagnando qualche metro sul terreno di gioco, sta cercando di anticipare il pressing, cercando di rubare palloni sulla tre quarti avversaria. Non rischia Rotariu, Belodedici, poi Popescu, Mateut disturbato ma non fermato da Anastopoulos che poi recupera per l'errore di Rotariu, riparte Anastopoulos, Saravakos non ce l'ha fatta, stava allargando per evitare il fuorigioco. Deve retrocedere Kamataru per trovare qualche pallone giocabile in questa fase, poi lancia ancora per lui, Kamataru controlla, messo giù Kamataru e ci dovrebbe essere il calcio di rigore, calcio di rigore, e stavolta l'arbitro non ha potuto negarlo, Kamataru, il bomber, era riuscito a controllare a centro area, rivediamo, molto bello il lancio, guardate Kamataru era in anticipo, Tsaloukidis lo mette giù favorendo poi l'uscita di Talikriadis, proteste veementi ma calcio di rigore sacrosanto a mio avviso, quasi 40esimo, è pronto il fuoriclasse Gheorghe Agi, potrebbe essere la svolta dell'incontro, momento delicatissimo, parte Agi,
tiro, rete. Non ha sbagliato Agi, tiro secco, tutta la sua gioia. È un 2-0 importantissimo, naturalmente. 40esimo, primo tempo. La Romania sembra aver già chiuso il conto. Rivediamo il suo sinistro, impeccabile, intuisce Talikradis, ma il tiro è angolato, preciso e forte, dunque imprendibile. E nel momento in cui la Grecia sembrava dovesse impensierire in qualche modo la Romania, stava aumentando un po' il ritmo, stava entrando maggiormente in partita, stava guadagnando metri sul terreno di gioco. Subito il contropiede implacabile, lancio di 40 metri di Mateut per Kamataru, il suo controllo, il fallo di Tsaloukidis e la trasformazione di Agi. Impeccabile, adesso 41esimo, 4 minuti ancora da giocare, ma già 2-0 per la Romania. Effettuata male questa rimessa laterale. Stanno emergendo tutti i limiti della Grecia, squadra abbastanza camaleontica quando si tratta di giocare fuori dalle mura amiche, una squadra che aveva impressionato discretamente contro la Danimarca. Attenzione, ancora un pericolo, Talikriadis è pronto. Attende Dello Dedici. Buon lavoro di Popescu, si infiamma il pubblico. Lakatus, l'anticipo Mitropoulos, gli ha scagliato contro il pallone, c'è stata una reazione di Lakatus, si arrabbia ancora Mitropoulos, attenzione, è stato già ammonito Mitropoulos. C'è naturalmente molta tensione adesso, soprattutto fra i greci, un risultato molto molto severo, un risultato che potrebbe compromettere definitivamente le speranze dei greci di qualificazione. Ci saranno ancora naturalmente possibilità, vi ricordo che il 26 aprile sono di fatto in programma le gare di ritorno del turno di oggi, Grecia-Romania e Bulgaria-Danimarca. Tocco di Mateu, un'acrobazia a Giatanassiu, ha subito anche fallo secondo l'arbitro. Si riparte con Manolas, più aggressiva la Romania, buon lavoro di Saravakos, poi l'anticipo su Mitropoulos, attenzione, c'è il fuorigioco di Kamataru. Non è troppo convinto, Rodion Kamataru. Zantalis, Kalitusis. Ha giocato bene Kalitusis, ha coperto bene la fascia di Lakatus. Poi si è fatto sentire anche in fase offensiva. Lotta Zantalis, ma è implacabile su di lui Sabou. Alla caccia del pallone Anastopoulos, anticipa sistematicamente Rotariu. Sabou, Dello Dedici, insiste la Romania, non sembra paga del 2-0 maturato fino a questo momento. Talikriadis deve anticipare ancora una volta Mateut in proiezione offensiva. Mitropoulos, un po' deludente oggi Mitropoulos, elemento in genere importantissimo nell'economia di gioco della nazionale ellenica. A Giatanassiu, Anastopoulos cercava di servire Saravakos in profondità. Siamo già entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo, forse però ci sarà da recuperare qualcosa. Rotariu, Jovan, la finta di Lakatus, non ha capito Kamataru che poi ha ricorso al fallo. Mitropoulos, Zantalis, penetra Zantalis, tutti in avanti i rumeni,
C'erano infatti già due uomini fuori gioco. Zantalis ha dovuto tentare la penetrazione personale. Sabau, Jovan per un varco, tocco troppo laterale, recupera bene la coordinazione Jovan, e buona anche il cross, pericolo, palla alta d'un soffio, Kamataru, ancora lui, bomber un po' bistrattato, non tutti credevano nelle sue possibilità, polemizzò a lungo anche Polster, scarpa d'argento 87 per le 44 reti realizzate da Kamataru, magari molte delle quali in un finale di campionato già deciso dalla supremazia della Steaua, quindi sicuramente un dato forse un po' falsato, ma è elemento di sicuro valore. Rodion Kamataru termina intanto il primo tempo, un verdetto molto severo per la Grecia, un risultato però strameritato per la Romania, 2-0, il gol al 26esimo di Matteo Di Agi sul calcio di rigore, al 40esimo per il momento è tutto nervosismo, molta tensione, ha fatto qualche errore a mio avviso Forstinger, ma tutto sommato è riuscito a tenerla in pugno. Sono presenti circa 15.000 spettatori allo stadio della Steaua di Bucarest e c'è stata una irregolarità, avete visto infatti nel momento in cui l'arbitro aveva fischiato l'inizio c'era un giocatore della Romania già scattato oltre la linea mediana del campo e infatti probabilmente deve essere ripetuto il calcio d'avvio, molto pignolo Forstinger, dicevo sicuramente qualche errore, tutto sommato però una direzione accettabile la sua, perlomeno l'incontro non è degenerato, almeno per il momento, dopo qualche situazione davvero pericolosa. Vediamo in campo il numero 13 della Grecia, si tratta di Koutoulas. Attendiamo qualche istante per cercare di capire al posto di chi è entrato Koutoulas. Intanto Agi imposta subito, Romania da destra a sinistra dei vostri tre schermi in questa ripresa, maglia gialla. Eccolo qua Koutoulas. E l'altoparlante ci aiuta, Mitropoulos dovrebbe essere uscito. Molto nervoso in effetti nel primo tempo Mitropoulos, un primo tempo abbastanza deludente per lui. Un giocatore in genere invece importante, anche determinante per questa Grecia, segnò lui contro la Danimarca. Anche molto nervoso, dicevo falloso, ammonizione subito in avvio per lui. E dunque Papafostulo l'ha richiamato, al suo posto Koutoulas. Tatticamente non dovrebbe cambiare granché. Ecco Bonovas alla caccia del pallone, l'ha bruciato però Matteo. Recupera la Grecia, Bonovas, sembra più determinata in questo avvio di ripresa la squadra di Papapostolo, sbaglia anche Saravakos, molto in ombra anche lui nel primo tempo, così come Anastopoulos, una Grecia molto deludente ma è sembrata molto determinata la Romania, nettamente superiore, buona la sciabolata, attenzione, la penetrazione di Lakatus e Talikreavis riesce ad anticiparlo. Tutti guardano l'arbitro ma l'intervento è sembrato sul pallone stavolta. Ha perso l'attimo buono Lakatus nel rimpallo, poi è stato lui l'ultimo a toccare, dice l'arbitro, fischi per il direttore di gara austriaco, ma rimpianto per Lakatus, era stato bellissimo il lancio di Belodedici. Ancora pericolo dunque per la Grecia, che si riversa in avanti adesso, Tsaroukidis. Buon lavoro di Tsantalis. Cross è troppo profondo, in ogni caso non sembra questa una soluzione idonea per un attacco basso, diciamo così, composto da Anastopoulos e Saravakos. Viene segnalato forse un fuorigioco perlomeno discutibile, anche se l'immagine non ci ha aiutato. Sembra comunque interessante il tema del secondo tempo, Grecia quasi a testa bassa in avanti, grande determinazione, grande fuoco agonistica, Romania pronta a colpire in contropiede. Matteo, nuova sciabolata, sempre pronto Lakatus, chiude Kalitusis.
poi di fatto restituisce il pallone a Lakatos, molto bravo, c'è Agi. Kutulas ha commesso fallo e subito evidentemente non vuol far rimpiangere troppo Mitropoulos, fa capire di essere entrato subito nell'atmosfera di questo incontro molto molto caldo. Dolorante Agi, un grande avvio per lui nel primo tempo, poi un po' calato, ma sempre uomo in grado di inventare una cosa importante in qualsiasi momento. Bisogna attendere il fischio dell'arbitro, molto pignolo Forstinger, ecco Lakatos, buoni cross, Kalitusis, con calma Mateut, tutti in avanti i greci, posizione regolare dice l'arbitro, attenzione, ancora Mateut è solo, palo clamoroso, Mateut, non è possibile, occasione clamorosamente fallita. L'arbitro, rivediamo, ha giudicato regolare la posizione di Belodedici, giudicando fuorigioco passivo quello di tutti gli altri che erano in effetti al di là dei difensori. Posizione regolare invece per Belodedici che era partito da dietro, e Mateut clamorosamente ha fallito la più facile delle occasioni. Ma si capisce subito che se si continua così la Grecia rischia di essere travolta. D'accordo la determinazione, d'accordo il discorso del tutto per tutto, ma sembra troppo facile adesso per la Romania approfittare di questi buchi enormi che si stanno aprendo. 5 minuti, secondo tempo, sempre 2-0 per la Romania. Ed è un risultato che comincia ad andare stretto agli uomini di Ienei, hanno fallito molte occasioni. Kamataru, Kamataru di forza, tutto regolare, ancora Mateut al centro, Kamataru, doppio passo, va giù! E c'è il calcio di punizione per simulazione di fallo, e a prima vista darei ragione all'arbitro. Non mi è sembrato di intravedere contatto tra Mavridis e Kamataru. Kamataru poi è un vecchio volpone, era in posizione molto angolata, purtroppo la regia non ripropone per il momento il replay. Rotario, Belodedici, Sabau, Agi, divertente comunque l'avvio del secondo tempo. Sabau sbaglia anche lui, Anastopoulos, c'è Saravakos colto in controtempo, perde l'attimo buono, e allora Popescu, molto elaborato questo disimpegno, sinché Mateut lancia Lakatos colto in fuorigioco. John Marius Lakatos, 24 anni, della Steaua anche lui. Steaua che vi ricordo in Coppa Campioni ha superato alla grande il primo turno, 5-1 a Praga contro lo Sparta, 2-2 poi interno, ma la qualificazione era praticamente già in tasca. Poi il secondo turno all'andata ha travolto su questo terreno lo Sparta che di Mosca 3-0. Saravakos, era in fuorigioco anche lui. Si infiamma il pubblico, Popescu, intervento tagliagambe di Agiatanassiu, Andone, Bonovas, aggredito Bonovas, si rifugia verso Mavridis, Tsaloukidis, toccato Tsantalis per Kalitusis. Questo è Mavridis, poderoso difensore centrale, Mavridis penetra, poi sbaglia, Belodedici ha toccato, Agi, subito il lancio in verticale, Lakatos, deve uscire Talikradis sbagliando, c'è Kamataru, Talikradis fuori porta, perde l'attimo buono Kamataru,
poi perde anche il pallone. Molto bravo Zantalis in questo caso, riparte, partita più aperta, Aggi recupera, più confusione forse in campo, più errori dal punto di vista tattico, la partita più viva. La Grecia cerca il 2-1 ma rischia il tracollo. Aggi non va, c'era anche il suo fuorigioco, discutibile anche in questo caso la decisione del guardaline prima che dell'arbitro. Ancora cercava palla Cammataro, forse gioco pericoloso di Matteo. Semplice rimessa dal fondo. 9 minuti se ne sono andati nel secondo tempo, sempre 2-0. Grecia che sta provando ad uscire fuori, ma è la Romania a dominare, è la Romania ad aver sciupato la più clamorosa delle occasioni con Matteo. Brodevic ha resistito bene, Rotariu per Matteo, tocco di Popescu, Jovan, Lakatus, scatta Lakatus, chiude bene Karitusis, intende palla Matteo, c'è Kamataru, forse con la mano, l'arbitro non vede, a Giatanassiu, Matteo ringhia su di lui, la Grecia sta rischiando il tracollo, ma prova a contrattaccare, Bonovas. Niente da fare, Andone, Matteo, a Giatanassiu da terra con la mano, di nuovo Aggi, chiede triangolo stretto, lo tiene, penetra Aggi, Aggi, e viene attaccato alle spalle da Koutoulas, e l'arbitro non considera falloso l'intervento di Koutoulas, che di fatto ha travolto Aggi. Comunque aveva temporeggiato se la rite Palikriadis, ma se in precedenza tutto sommato avevo avuto anch'io l'impressione che Kamataro avesse fatto scena, in questo caso Koutoulas ebbe in qualche modo spintona Aggi, che poi perde l'equilibrio, ma è sembrato sicuramente falloso l'intervento di Koutoulas ai danni di Aggi. Chiamato a gran voce dal pubblico, sentite il calore del pubblico dello stadio della Stella. Si riprende Gheorghe Aggi, 11°. Due episodi sospetti in area, ma comunque erano due situazioni di pericolo per la Grecia, con Kamataru e Aggi lanciati verso Talikriadis, il palo clamoroso di Matteo, sempre 2-0 il punteggio. Giatanassiu cerca l'impossibile, trova comunque un calcio di punizione, fallo di Andone. Sistema il pallone con cura Giatanassiu, ecco il cross, buono il colpo di testa per Anastopoulos che non riesce a trovare il tempo per la conclusione, Jovan gliel'ha rubato. Riparte la Romania con Andone, su il lancio a rientrare, Kamataru a Giatanassiu, ha commesso fallo però Manolas è un uomo molto difficile da controllare, Rodion Kamataru, grande bomber. Messo fuori Kalitusis, Bonovas sfiora soltanto,
di nuovo Agi, lancio di destro. Arriva anche Andone. La rimessa di Agi. C'è stato ancora un fallo di Manolas su Kamataru. Infatti si tratta di calcio di punizione. Attenzione ad Agi, con il suo sinistro a rientrare, sempre molto teso. Eccolo, stavolta troppo sul portiere, ha colpito debolmente. Ne riparte Anastopoulos. Nakatus e poi... c'è il brutto fallo su Andone. C'è ancora un'ammonizione. Saloukidis. Ma forse Kalitusis però era intervenuto. Nel primo tempo ammonito Mitropoulos. Ammonito anche Andone per la Romania. Pronto Agi. Lakatus, Sabau, quasi quindicesimo, il tocco, il gran tiro da fuori, prova sempre Agi in questa occasione con il suo sinistro. Toccato a Saravakos, un po' goffamente, grossa delusione oggi, Dimitrios Saravakos. Questo è Popescu, 21enne, Gheorghe Popescu, anche lui della Steaua. Di nuovo lui, un buon varco, il velo di Kamataru, l'inserimento di Sabau, Lakatus, subito il cross teso. Ancora un fuorigioco. Vedete la situazione, abbiamo superato il quarto d'ora del secondo tempo, sempre 2-0 il punteggio, continua a subire la Grecia. Sembra sempre più probabile il 3-0 che non il 2-1. Talikriadis, incolpevole comunque in occasione delle due reti. Saloukidis senza guardare. Viene strattonato Bonovas. Ecco Lung. C'è calcio di punizione, in effetti è stato un po' maltrattato il piccolo Bonovas, sempre molto attivo, e adesso c'è un calcio di punizione abbastanza invitante per Saravakos, un po' appesantito, avete visto, sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori. Adesso ha questa buona possibilità, sedicesimo, Saravakos, il suo destro, niente da fare. Recupera Manolas, si riparte da Mavridis, tutti in avanti, non tutti, Andone mantiene la posizione. Saloukidis. Sponda di Andone per Popescu, preferisce affidare a Rotariu, poi Jovan, buon varco per Mateut, scatta Agi, il lancio è per lui, Gio Atanassiu, poi Mavridis, qua alla cieca, Andone, Belodedici, Rotariu, tutta la linea difensiva, adesso Jovan, Sabau, Kamataru un po' fuori, Bonovas l'ha bruciato, Anastopoulos, toccato Koutoulas, Agi Atanassiu, perde palla, recupera, la riperde, deciso Andone, può ripartire la Romania, sempre Agi, pronto ad affondare. Inganna Mavridis, chiede palla al centro, tocco di ritorno troppo laterale di Andone, ancora un'opportunità sciupata. Sempre molto freddo in questi casi, Gheorghe Agi, è stato invece Andone troppo precipitoso.
buon lavoro di Zantalis, non ha giocato male Zantalis, un certo ha inciso poco in avanti, d'altra parte è più centrocampista di contenimento. Gran numero di Lacatus, applausi a scena aperta per lui. Ci dovrebbe essere il calcio d'angolo perlomeno, tentata la penetrazione Jovan. E infatti c'è calcio d'angolo, pronto Lacatus. Voleva forse lo scambio corto, ecco invece il cross. Aggi controlla solo per un attimo e forse ancora calcio d'angolo, molto astuto Lacatus. E stavolta si avvia Aggi con il suo sinistro a rientrare. Preoccupato Talikriadis. Attenzione a Popescu, anche Kamataru naturalmente in agguato. Talikriadis. Subito il fallo di Rotariu. Quasi ventesimo del secondo tempo, sembra essersi placata la Romania, ma direi che è stata la Grecia a cambiare subito atteggiamento. Aveva provato con un atteggiamento spregiudicato in avvio di ripresa, però visto che le cose si stavano mettendo molto male, ha cambiato subito disposizione. Sta provando, ma adesso con una certa prudenza, per non rischiare di essere travolta dalla Romania di Aggi. Zantalis, un tiro deviato, infatti Lung tenta di evitare calcio d'angolo, non c'è riuscito. Qualche protesta di troppo, Forstinger, l'arbitro, si arrabbia. Ed è pronto Saravakos. Ecco il suo cross direttamente sul fondo, non è intervenuto lungo. Eccolo qua, erede di Dukadan. Lo ricorderete, il portiere della Steaua, eroe della notte di Siviglia, ha dovuto smettere ufficialmente per una paresi alle mani. Almeno questa ripete la versione ufficiale. La verità drammatica, tragica, è però un'altra. Sarebbe stata infatti la polizia politica rumena a ridurre Dukadam all'impotenza dopo atroci torture per frenare il suo attivismo politico. Una storia davvero drammatica dietro il ritiro di Dukadam. Belodedici sale anche lui, chiede triangolo con Mateu. Agile Lacatus, ma perde il controllo di palla. Pasticcio di Lung, tutto regolare per l'arbitro. Sembrava avesse toccato nettamente fuori dall'area di rigore. E riparte Sabau, Lacatus, rimedia in qualche modo Manolas. Popescu, molta confusione in campo in questa fase. Giatanassiu non ha protestato più di tanto, la Grecia che sembra adesso preoccupata soprattutto di mantenere questo 2-0, di limitare i danni, visto che le cose potrebbero andare molto peggio. Kutulas salta ma non trova il pallone. Bonovas, molto bravo Bonovas, riparte instancabile Bonovas. Perde l'attimo buono per il cross. Agiatanassiu. Zantalis. Popescu l'ha bruciato. Rotariu. Lacatus. Anzi era Jovan. Anticipato anche lui. Si muove Zantalis. Un buon lancio per Saravakos, ma capito con un attimo di ritardo l'intenzione del compagno. Saravakos molto attento stavolta, lungo Jovan. Lacatus, Popescu anticipato,
Anastopoulos riparte. Intervento di Rotariu, ma attacco greco comunque inconcludente. C'è forse un cambio. Si ferma Giatanassiu. Vediamo cosa succede. Dovrebbe uscire Tsantalis. Esce infatti Tsantalis. Non abbiamo la lista ufficiale dei giocatori in panchina. Ecco che la regia ci aiuta con Nublias. Nublias con numero 14, si tratta di un attaccante. Al posto di Tsantalis, il tocco di Kamataru. Lakatus chiude Mavridis, molto bravo Mavridis. Nublias quasi mai utilizzato nelle partite precedenti, è un po' un jolly che agisce sulla fascia sinistra. Vediamo che posizione prenderà in campo. Tsantalis non stava giocando male, ma evidentemente vuole dare più incisività in avanti Papapostolo ai suoi. E siamo giunti adesso al 25esimo. Tocco di Jovan con calma, Agi, Kutulas su di lui. Molto bravo Agi, anche se Kutulas lo innervosisce. Riporta la calma Anastopoulos, si riparte da Sabau. Andone, inserimento di Rotariu. Andone, Agi, gira bene il pallone, Matteo. Arriva puntuale sulla fascia destra Jovan e probabilmente c'è calcio d'angolo. Infatti calcio d'angolo per la Romania, 26esimo, secondo tempo, sempre 2-0 il punteggio. Continua ad attaccare la squadra di Yenei, continua la supremazia netta. Tutti in avanti colpitori di testa, Kamataru, Popescu. Molto severo l'arbitro con Anastopoulos. Un'ammonizione forse evitabile, ma molto plateale l'arbitro austriaco in questa partita. Parte il cross. Alla fine Anastopoulos è riuscito nel suo intento. Kamataru, due su di lui. C'è ancora un fallo di Nublias. Ancora una volta il numero preferito di Agi, con il suo sinistro diabolico. Ancora lui. Tentava di sorprendere i difensori greci. Parte il cross, messo fuori da Manolas. Anastopoulos, Jovan, ancora un pasticcio del centrocampo greco che poi riesce a recuperare palla. Anastopoulos, strattonato da Popescu,
dovrebbe aver subito il fallo, infatti si tratta di calcio di punizione. Vedete, grande nervosismo, Anastopoulos, Giatanassiu, Andone. E l'arbitro consente tutto in questa fase. Giatanassiu riparte, viene travolto. La Grecia comunque molto molto sterile. Grosse responsabilità direi per Saravakos e Anastopoulos, anche se il centrocampo non ha offerto loro molte possibilità. Deludente Mitropoulos, sostituito. Discreto Bonovas, ma certo non ci si può aspettare da lui. Eccolo qua Bonovas che inventi qualcosa. Ancora un fuorigioco. Tsantalis, che è stato sostituito, era un centrocampista di interdizione, non certo un creativo. Un atteggiamento prudente che però è servito a poco. Bonovas, Andone, lancio lunghissimo. Lakatos, Kamataru, si scambiano posizioni due. Oblias, Jovan, sale Popescu, subito in aggressione Bonovas, ma è un pressing isolato. Ancora Andone, buona l'azione. Mateu, ancora Andone, Ceragi, Andone, poi sbaglia al momento decisivo. Andone, 28enne della Dinamo di Bucarest. Meno di un quarto d'ora adesso al termine, sempre 2-0 il punteggio per la Romania. Popescu in lotta, gioco pericoloso. Piccolo Bonovas, pasticcio ma anche fallo poi su di lui. Anastopoulos, Noblias, chiude Sabau, Manolas, pasticcio, Kamataru, supera Mavridis, insiste Kamataru, ma ormai era chiuso, una scelta discutibile ma che rende perlomeno un calcio di punizione. Rodion Kamataru prova Agi, libera il sinistro, è uscito al momento opportuno Kalitusis. Scatta Saravakos, eccolo in azione finalmente Saravakos, tenta il dribbling destro comunque subito contenuto ma che difficilmente sarebbe arrivato dalle parti di Lung, tanto era debole. Molto bravo Sabau, attenzione Kalikradis in anticipo, non rischia su Kamataru. C'era la rimessa laterale in zona d'attacco in un momento in cui la Grecia era sbilanciata in avanti, ma proprio in questo momento c'è anche un altro cambio. Infatti esce Lakatos. Al suo posto entra Vaiskovic, l'attaccante 26enne del Victoria, sempre squadra di Bucarest. Adesso Rotariu, è bravo Talikradis a non farsi sorprendere, un tiro improvviso maligno. Dunque Vaiskovic in campo dal 32esimo, conferma la regia. Vittoria Bucarest, un bomber niente male anche lui, 24 reti lo scorso anno. Messo giù Andone,
a giudicare da quello che è successo in campo oggi, non è difficile prevedere una gara di ritorno. Il programma, vi ricordo, il 26 di aprile, ritorno si fa per dire perché stiamo parlando di un girone all'italiana con 4 squadre. Non è difficile pensare, dicevo, ad un incontro infernale, a qualche vendetta, a qualche regolamento di conti, visto che i colpi proibiti oggi sono stati davvero tanti da una parte e dall'altra. Vescovici cerca Agi, buono il suo controllo, ancora Vescovici, anticipato. Il tocco decisivo è stato di Kalitusis. L'apertura di Bonovas, chiuso bene Andone nel rimpallo, però l'ultimo a toccare è stato lui, ma già Tanassio. No, la rimessa rumena. Mateu. Agi cerca coordinazione con il piede sinistro e ci riesce miracolosamente. La chiuso Kutulas, ma gran numero di Agi. Sabau, poccalato. Popescu, però Sabau. Gran numero, molto bravo Sabau. Bello Dedici, prova il sinistro debole, ha colpito molto male. Josif Miodrag, Bello Dedici, 24enne, Steau anche lui, grande amico inseparabile di Gheorghe Agi. 10 minuti al termine, sempre 2-0 il punteggio per la Romania. Jovan, serve di fatto Bonovas, anticipato anche lui. Attenzione, Mateu recupera Bonovas, davvero grande grinta, ma poi vedete squadra troppo slegata con Anastopoulos e Saravakos, davvero nulli in attacco. Vescovici chiede, ottiene triangolo, ancora lo propone Sabau, resiste, c'è Agi, anticipato da Kamataru. Peccato, stava entrando di forza Agi. Bonovas, visto un po' troppo Kutulas, un pasticcio, poi si arrampica su Bello Dedici, ma il pallone ormai era lontano. Jovan, sempre scoordinato però prezioso. Ancora Sabau, Kamataru, bella la sua sponda, prova il destro. Sabau, poco più di 8 minuti al termine di Romania-Grecia, incontro sempre fermo su 2-0, fissato nel primo tempo con Mateut al 26esimo, con Agi al 40esimo. Risultato che poteva cambiare soprattutto in apertura di ripresa, con due o tre clamorose opportunità per la Romania. La più clamorosa di tutte, sciupata incredibilmente da Mateu sul palo. Kamataru, Anastopoulos, scambio tra i due centravanti. Ma oggi Anastopoulos è stato centravanti soltanto sulla carta. Non ricordo neanche una conclusione di Anastopoulos, tantomeno di Saravakos, e soltanto un paio di calci di punizione terminati sulla barriera. Bonovas, sempre frenetico. Agiatanassiu, recuperato Andone, ma c'è Kutulas. Oblias pesca bene a Giatanassiu, avrebbe dovuto toccare a Kutulas. Bello Dedici, poi Mateut, poi Andone, intervento di Nublias, deciso.
Matteu. Sabau. Buona la finta di corpo di Jovan, ha tratto in inganno l'avversario. Sabau penetra. Vince il tackle, Sabau, Sabau! E c'è il terzo gol. Lo merita Sabau. 38esimo, 30 secondi. Goleada dunque della Romania. Rivediamo l'azione prepotente. Il tackle è anche fortunato con Navididis. Il tiro toccato da Talikriadis che però non può trattenere. ...23 anni della Dinamo Bucarest, Sabau, grande protagonista di questa partita. Merita questo gol. Una pausa per lui, probabilmente l'apertura del secondo tempo, però giocatore davvero di grande quantità ma anche di grande qualità. E prova adesso a rispondere la Grecia. Anastopoulos tenta un controllo difficile, poi recupera di forza su Jovan, un po' distratto, tentato Nublias senza troppa coordinazione. Kutulas, Kalitusis davvero scomposto in questo tentativo di penetrazione. Quadratura per Sabau. 5 minuti ancora da giocare e le cose adesso si complicano molto, non soltanto per la Grecia ma anche per la Danimarca, grande favorita alla vigilia di questo girone di qualificazione. Sarà molto difficile tenere il passo di questa Romania. Romania che sta crescendo moltissimo anche a livello di squadre di club, come vi dicevo. Già qualificata di fatto la Steaua dopo il 3-0 dell'andata in Coppa Campioni inflitto allo Sparta di Mosca. Anche la Dinamo Bucarest di Lucescu ha vinto fuori casa in Scozia con il Dundee 1-0 in Coppa delle Coppe. Intanto c'è ancora un cambio, uscito proprio Sabau. E dovrebbe essere entrato Klein, il numero 15. Poi in Coppa UEFA, vi dicevo, vittoria Bucarest che ha perso soltanto 2-1 con la Dinamo Minsk. E infatti è Klein, il numero 15. È caduta praticamente soltanto l'Ocelul Galazzi ad opera della Juventus. Attenzione ad Agi. Agi, Atanasio e Kutulas in barriera, ma sarà un cross. Eccolo. Rotariu ha commesso fallo. Non sembrava falloso l'intervento di Rotariu, in ogni caso ormai sono episodi ininfluenti, la partita ha già detto tutto. Un risultato direi che rispecchia benissimo l'andamento della partita, risultato molto eloquente, giusto. Kutulas non va, si trovano a memoria gli uomini di Emerick Yenei, che indubbiamente fatto un gran bel lavoro.
coadiuvato dal suo secondo che è Cornel Dragusin. Molte cose da rivedere invece per Miltos Papapostolo, da 4 anni e mezzo alla guida della nazionale, ha allenato per 3 anni anche l'Under 21, è stato un ex giocatore, un buon giocatore nell'AEK di Atene. Meskovic non passa. Parte Tsaloukidis, Nublias. Prova qualcosa in questo finale, quasi per onor di firma la Grecia, senza crederci troppo. Ha già Tanassiu, messo giù. E c'è la sua reazione. Riesce a contenersi, a stento, già Tanassiu. Arriva l'arbitro quando però tutto sarebbe potuto accadere. Per fortuna che Agia Tanassiu è riuscito poi a contenersi su Klein, il nuovo entrato. Siamo entrati già nell'ultimo minuto. Si capisce bene cosa abbia tentato Agia Tanassiu. Nessun problema per Lung. Meskovic. L'impostazione di Rotariu. Nublias ha toccato Anastopoulos. Davvero negativa la prestazione di Anastopoulos, tornato in Grecia nel Panionios, come vi dicevo. Ha un passato importante nell'Olympiakos. 7 anni, 198 presenze, 115 gol per lui, pensate, ma ormai elemento in chiaro declino. Meskovic penetra ancora, Meskovic va sul fondo, palla ancora buona, recupera Talikriadis, c'è calcio d'angolo, Kamataru si dispera, in effetti il bomber Kamataru non è riuscito a firmare nessun gol in questa partita, conoscendone l'ingordigia, sicuramente un motivo di rammarico per lui. Ecco il cross, ancora Kamataru, tentava di appoggiare, ma non c'è più tempo per nulla, termina l'incontro. La Romania dunque ha battuto la Grecia 3-0, una vittoria chiara, nitida, strameritata per i rumeni. Molte cose da rivedere per la Grecia, si complicano sicuramente le cose per Papapostolo in vista dei prossimi impegni. Tutto bene, tutto tranquillo invece per la Romania, che ipoteca di fatto la qualificazione al mondiale, ma naturalmente bisognerà attendere anche l'altro risultato, quello della Danimarca contro la Bulgaria. Questa sera vedete la situazione, 4 punti intanto per la Romania, punteggio pieno, 6 gol realizzati, soltanto un gol subito, davvero tutto va per il meglio per la squadra di Emerick Yeney. E non è mancato neanche lo spettacolo, giustificato direi, l'entusiasmo del pubblico. È veramente tutto, Sandro Piccinini vi ringrazia per l'ascolto, vi ribadisce il finale, Romania batte Grecia 3-0 e vi rimanda alle prossime occasioni di calcio internazionale.